Radicale, siamo con Massimo Ungaro di Italia Viva per parlare di quello che diciamo sta accadendo in questa fase politica dopo la vittoria europea di Conte. Allora, adesso si apre una nuova partita che è quella del MES. Il PD ha aperto la questione. Volevo sapere se ritiene che, insomma, in qualche modo il PD abbia guastato la festa a Conte insieme a voi che siete dei sostenitori del MES. Ma non è che non si tratta di guastare la festa, più che altro di fare i conti con la realtà. Il governo ci ha detto che non era possibile rinviare le scadenze, il limite delle scadenze fiscali da giugno, da luglio fino a settembre, perché citando problemi di cassa. Invece, tuttavia, si dà il caso che ormai siamo già di fronte al terzo scostamento di bilancio. Si parla appunto di 25 miliardi che verrà approvato dalla Camera il 29 luglio, settimana prossima. Quindi in realtà i soldi ci sono e se veramente mancano l'Italia potrebbe appunto fare ricorso al MES, che sono 36 miliardi senza condizioni e con un tasso di interesse veramente vicino allo zero. E quindi se il costo di prendere questi soldi ci permette di aiutare tante imprese e partite IVA che faticano a recuperare il fatturato dopo la crisi del coronavirus e pagare le scadenze fiscali in tempo, beh, forse è l'ipotesi giusta, quindi mi sento di appoggiare la richiesta del Partito Democratico fatta ieri al MES, che è uguale a quella di Italia Viva. L'Italia ha bisogno e soprattutto all'Italia conviene prendere anche il MES, oltre al Recovery Fund e oltre all'indebitamento aggiuntivo che abbiamo fatto quest'anno. Secondo lei arriveranno 20 miliardi di anticipo del recovery plan? Assolutamente, sì, sono abbastanza sicuro che arriveranno. È ovvio che la maggior parte delle risorse arriveranno l'anno prossimo. Sta a noi trovare un piano di rilancio serio che vado a usare queste risorse in modo buono. Quella che ci dà l'Europa è un'occasione storica che non dobbiamo assolutamente sprecare. Sì, senta, sullo scostamento di bilancio mi sembra che stiano emergendo delle posizioni molto polemiche da parte di Fratelli d'Italia e della Lega, alle quali mi sembra che Forza Italia si tenga un po' distante. Allora, che cosa sta succedendo e soprattutto pensa che si riuscirà a ricomporre tutto quanto? Chiaramente il centrodestra si sta spaccando con un fronte più sovranista che chiaramente confonde quali sono i veri interessi italiani, e invece un fronte più europeista come Forza Italia, che è dentro il Partito Popolare Europeo e che sta arrivando su posizioni molto più, insomma, molto più responsabili e ragionevoli. Quindi io vedo questa spaccatura, secondo me non si risolverà nei prossimi anni. Ricordiamoci che il contesto europeo porta delle spaccature profonde nella politica italiana. Già l'anno scorso uno dei momenti di divisione del governo giallo-verde avvenne con il voto del Movimento 5 Stelle a favore della presidenza la Ursula von der Leyen in Europa, il che appunto li mise su un fronte diverso che i loro degli allora alleati di governo, che erano i leghisti. Io spero che questo avvenga anche stavolta e che Forza Italia possa far parte delle forze responsabili che vengano a dare una mano al nostro paese in questo momento. Sì, senta, ritiene che il Movimento 5 Stelle abbia vinto insieme a Conte la partita europea o sono due cose diverse? No, sono due cose diverse. L'ha vinto tutto il governo, sicuramente è stato bravissimo Conte, è stato bravissimo il ministro Amendola, però ricordiamoci che se non ci fosse stata la mossa del cavallo di Matteo Renzi l'estate scorsa, a Bruxelles sarebbe andato un governo Salvini a negoziare che avrebbe comportato un disastro spaventoso per il nostro paese. Io dubito veramente che questo successo sarebbe avvenuto se al governo avessimo avuto un governo sovranista. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Massimo Ungaro di Italia Viva.